È un autentico terremoto quello che ha travolto la sanità siciliana. Nella notte la Procura di Palermo e i finanzieri del Comando Provinciale del Capoluogo Siciliano hanno dato seguito all'inchiesta Sorella Sanità, l'indagine sul giro di tangenti per accaparrarsi gli appalti pubblici. Sono cinque le persone arrestate e altrettante quelle raggiunte da una misura cautelare meno afflittiva, tra funzionari pubblici, imprenditori e professionisti, ma anche un luogotenente dei carabinieri del NAS. I reati contestati agli indagati sono corruzione, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, riciclaggio, emissione d'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Il GIP, inoltre, ha disposto il sequestro di oltre 700.000 euro quale prezzo del reato di corruzione. Le indagini hanno tratto origine dalle informazioni acquisite durante l'operazione Sorella Sanità, che nel 2020 ha portato all'esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di 13 soggetti, 7 dei quali già condannati in primo grado con rito abbreviato a pesanti pene detentive. Gli elementi acquisiti allo stato attuale delle indagini hanno permesso agli inquirenti di individuare un giro di affari di 700 milioni di euro. In carcere è finito Giovanni Luca Vancheri, 53 anni, di Caltanissetta, funzionario dell'ASP di Enna, indagato per corruzione e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Mentre domiciliari finiscono Stefano Mingardi, 57 anni, Loreto Lipomi, 59 anni, nato a Palermo, Giuseppe Bonanno, 45 anni, di Caltanissetta, e Cristian Catalano, classe 1982, di Palermo. Per gli altri indagati, invece, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha imposto l'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Si tratta di Luigi Iannazzo, 55 anni, di Catania, Giuseppe Gallina, 54 anni, nato a Carini nel Palermitano, Alberto Vai, 49 anni, di Villarbassa, in provincia di Torino, Claudio Petronio, 67 anni, di Molteno, in provincia di Lecco, e Massimiliano D'Aleo, 47 anni, di Altavilla Milice nel Palermitano. Per tre imprese, infine, il giudice ha stabilito il divieto temporaneo di lavorare con la pubblica amministrazione. Sono la ETEC SRL, la Vivisol SRL e la Altea SPA. Non si fermano le ispezioni da parte dei carabinieri del NAS di Ragusa alle strutture ricettive dedicate all'ospitalità di persone anziane, quali case di riposo, case famiglia e residenze socioassistenziali nella provincia nissena. Dopo i sigilli della casa di riposo abusiva di Gela in provincia di Caltanissetta, infatti, questa volta nell'ambito dei controlli svolti nel comune di San Cataldo, sempre all'interno della provincia nissena, è stata individuata una struttura per anziani per la quale il sindaco ha ordinato la sospensione. Il provvedimento si è reso necessario poiché la struttura è risultata sprovvista di iscrizione all'albo comunale delle strutture socioassistenziali, priva dei requisiti organizzativi funzionali previsti per l'esercizio dell'attività specifica e degli standard sanciti dalla normativa di riferimento per le strutture private. Nello specifico, il titolare della struttura non aveva previsto in seno al personale strutturato un infermiere professionale con reperibilità nell'arco delle 24 ore, figura necessaria per l'applicazione o somministrazione delle terapie prescritte dai medici curanti o dagli operatori sanitari del territorio a beneficio degli ospiti della casa di riposo. Al titolare dell'attività, inoltre, è stata contestata una sanzione amministrativa per l'ammontare complessivo di 1.032 euro per aver arbitrariamente aumentato la capacità ricettiva della struttura rispetto a quella autorizzata. Un 26enne di Caltanissetta è stato denunciato dalla Polizia di Stato per non essersi fermato all'alto degli agenti. I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un 26enne per resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio si è verificato mercoledì sera, quando il giovane, a bordo di uno scooter e privo di casco, è stato notato dagli agenti mentre percorreva ad alta velocità via Costa. Lo stesso avrebbe ignorato l'alto intimato dalla polizia, dandosi alla fuga e creando pericolo per la circolazione stradale. La folle corsa si sarebbe arrestata nella rotatoria di Via Costa, dove il conducente del ciclomotore avrebbe perso il controllo del mezzo impattando contro di essa e continuando la fuga a piedi fino a quando è stato bloccato dai poliziotti. Al giovane, gravato da numerosi precedenti giudiziari, oltre alla denuncia penale, gli agenti hanno contestato 9 sanzioni al codice della strada, poiché privo di patente di guida, di copertura assicurativa, di mancata revisione del mezzo, a cui si aggiungono la guida pericolosa e il mancato uso del casco. Grazie.
Contro il caro bollette e gli aumenti dei costi dell'energia, il comune di Caltanissetta adotta un vademecum di buone pratiche scritto dall'energy manager di Palazzo del Carmine, l'ingegnere Guido Donato Moser. Regole quindi che i dipendenti dell'ente dovranno rispettare per contribuire al risparmio energetico. Ed in un periodo come quello attuale, in cui in tutta Italia, secondo una ricerca del Sole 24 Ore, le bollette già pagate da gennaio a settembre dal complesso degli enti territoriali in tutta Italia segnano aumenti del 44,3% alla voce energia elettrica, con il rischio per i comuni di un raddoppio secco, dato il colpo dell'inflazione che non è lontana da quello della pandemia. Così adottare buone pratiche comportamentali per evitare inutili sprechi di risorse di tutti i tipi, a cominciare dal cattivo uso di apparecchiature elettriche, è una risposta utile e concreta. Ci troviamo in una fase storica in cui i continui aumenti dei costi energetici ci impongono di attivare una serie di azioni che devono avere lo scopo di dare maggiore attenzione ai consumi e agli sprechi. Appunto per questo l'energy manager del comune di Caltanissetta, l'ingegnere Guido Moser, ha redatto un vademecum per il risparmio energetico destinato ai dipendenti di questa amministrazione. Perché oggi gli sprechi si pagano a caro prezzo e dovranno essere combattuti in tutti i modi. Il vademecum individua quali siano i corretti utilizzi degli impianti di climatizzazione, ascensori, illuminazione interna nei luoghi di lavoro, utilizzo di computer, stampanti e fotocopiatrici, tutto per utilizzare bene l'energia e il risparmio energetico nei luoghi di lavoro pubblici che possono essere seguiti anche da tutti i cittadini. Prima di procedere alla programmazione, desidero esprimere tutto il mio, il nostro vivissimo apprezzamento all'eccezionale suo percorso di studi che oggi trova la sua degna conclusione. Un percorso peraltro contrassegnato da una media straordinaria e completato, ed è la prima volta che accade, con un anno di anticipo rispetto alla prevista durata quinquennale. Visto l'esito del suo esame di laurea, forza dei poteri conferiti dalla legge, dal programma dottore in giurisprudenza, un voto 110 su 110 e nulla. È la prima volta che all'Università Core di Enna uno studente traguarda la laurea magistrale con un anno d'anticipo e con il massimo dei voti. Così a solo 22 anni Stefania Maria Caruso arriva alla laurea in giurisprudenza con una tesi su intelligenza artificiale e diritto e a 24 ore dalla proclamazione ci racconta le sue emozioni. Si è chiuso un capitolo importante, spero se ne apra un altro più, ancora più avvincenti e ecco, soddisfacenti. Sicuramente questi 4 anni sono volati. Non sono stati 4 anni facili, anche diciamo, a causa del Covid che ha reso l'esperienza universitaria molto diversa da quella che, diciamo, da come me l'aspettavo. Ciononostante ho rimediato abbondantemente con l'esperienza in Erasmus in Almeria, cioè appunto nel sud della Spagna, che mi è rimasta veramente nel cuore. Ed è un'esperienza che veramente consiglierei a tutti di fare, in tutta onestà. Sono amante dello studio, ecco, di ciò che mi può stimolare, mi può accendere la curiosità, però credo che il diritto sia veramente tutto bello ed è, come ho sempre detto anche, diciamo, giustificando la scelta ai miei amici e così via, è un po' quel trait d'union tra gli studi umanistici con un approccio pratico. Cioè, quindi era questo, uscendo dal liceo classico, fortunatamente ho riscontrato ovviamente un fil rouge con giurisprudenza, però anche ecco, quel tecnicismo che credo sia adesso necessario al mondo adulto, a cui spero di approdare prima o poi. Non solo studio, anche molte altre passioni ed un chiaro sogno da realizzare. Sono amante della subacquea, del basket che ho praticato per veramente tantissimi anni, dell'equitazione. Cos'altro ci manca? Sono una motociclista, recentemente, da poco motociclista, insomma, sono appassionata di viaggi, di fotografie e nulla più. Beh, io mi sono iscritta in giurisprudenza col sogno di approdare in magistratura ed è un sogno che è veramente quasi il timore di esprimere, diciamo, ad alta voce, tant'è che non so se noti, ma già sto tremando, perché ecco, è un sogno verso il quale nutro un profondo rispetto e ho la consapevolezza in realtà che se mai dovessi, diciamo, arrivarci chiaramente ne sarei super felice, ma ecco, è arduo, sarà uno studio molto differente, diciamo, quello per la preparazione al concorso. Allo stato attuale non ti nascondo che alzo un po' le mani perché vedremo. Alla fine, quello che non doveva accadere è accaduto.
Doloroso e incredibile addio quello della DLF Nissa Rugby, che è stata costretta a rinunciare al campionato seniores maschile di Serie C, poiché a Caltanissetta, vista la perdurante chiusura del Tomaselli, non c'è un campo omologato per il rugby. Dopo ben 15 stagioni, la società punto di riferimento del rugby del Centro Sicilia, presieduta da Giuseppe Lo Celso, non prenderà parte al campionato seniores maschile. Un colpo devastante per la società nissena, che per adesso prosegue gli allenamenti del settore giovanile del mini rugby presso il complesso sportivo Michele Amari di Portella della Ginestra. Si susseguono le riunioni in seno alla società, anche perché il problema del campo potrebbe riproporsi a breve per i tornei giovanili e per la senior femminile. Tutto questo mentre lo stadio nisseno Marco Tomaselli resta chiuso perché l'amministrazione ha deciso di apportare con decisione unilaterale un cambiamento al capitolato d'appalto che prevedeva l'intarsio delle linee indelebili per rugby e calcio. L'amministrazione, per poter modificare il capitolato, necessita di una deroga che può concedere solo sport e salute, che ha sborsato il finanziamento e che necessita dell'accordo congiunto della Federazione Italiana Rugby e della FIGC. I lavori non completati non consentono il collaudo. Sarà un'edizione da ricordare, la ventesima del Rally di Caltanissetta, in programma il 22 e 23 ottobre, non solo per il prestigioso anniversario, ma anche per l'interessante livello degli equipaggi iscritti che andranno a caccia degli ultimi punti disponibili per le classifiche della Coppa Italia e del campionato siciliano. Da un lato la possibilità di staccare gli ultimi passi per la finale di Pico, in programma il 5 e 6 novembre, dall'altra l'ultima chance per scalare le classifiche della serie regionale, promossa da AGI Sport Sicilia. Il parterre dei protagonisti è davvero importante, a cominciare dagli equipaggi della classe regina, fra cui spiccano i vincitori della scorsa edizione, i beniamini di casa Roberto Lombardo e Alessio Spiteri, che gareggiano su versione Evo della Skoda Fabia R5 per replicare il successo del 2021. Sulla stessa vettura sfidarli i campioni turchi Burak Kukurova e Barak Kay, il mussomelese Paolo Piparo e Simone Crosilla e il team Elisabetta Franchitta e Rosario Merentino. Sempre in gruppo R2NC ma su Peugeot 207 Super 2000, Salvatore Di Benedetto e Giovanni Barbaro, mentre particolare attenzione agli agrigentini Maurizio Mirabile e Calogero Calderone, che saranno sulla bellissima Renault Alpine A110. Saranno tre gli equipaggi che si sfideranno con le Super 1600, Biagio Mingoia e Giovanni Loverne su Fiat Punto, Giuseppe Gianfilippo e Sergio Raccuia e Calogero Mattina e Ivan Rosato su Renault Clio. Appassionante come sempre la sfida fra i giovani della classe Rally 4, dove desta particolare interesse il confronto palermitano fra Ernesto Riolo con alle note Maurizio Marin e Rosario Cannino, con Giuseppe Buscemi, che sono in lotta per la coppa di classe nel campionato siciliano. Di rilievo anche la partecipazione di Nazareno Pellittieri e Michele Lomonaco, con la Renault Clio di classe A7. Mirano anche alle piazze di vertice protagonisti della classe A6, in particolare i nisseni Salvatore Locascio con Michele Castelli e l'equipaggio composto dal mussomelese Salvatore Pio Scannella e dal madonita Francesco Calipò. Sempre affollata la classe N2, dove fra i piloti che sicuramente potranno essere protagonisti figurano Giuseppe Scannella, Michele Spena e Alessandro Marletta. Al ventesimo rally di Caltanissetta prenderanno parte anche 18 affascinanti auto storiche per definire le classifiche del campionato siciliano. Fra gli equipaggi più accreditati al via, Giuseppe Musso e Massimiliano Alduina su una Porsche Carrera RS di secondo raggruppamento, mentre disporranno di un modello 911 di quarto raggruppamento della vettura di Stoccarda, Enzo Barcellona e Girolamo Catalano. Siamo finalmente contenti che siamo riusciti a fare il rally Caltanissetta, perché abbiamo avuto un po' di problemi un po' di mesi fa, quindi riprenderlo è stata una cosa positiva, anche che mi pare l'organizzatore, quindi sono contento per lui. Spero di divertirmi, fare divertire il pubblico come al solito. Le prove sono belle, quindi daremo il massimo di noi. Equipaggi ce ne sono, quindi sono contento pure per questo. Gli iscritti ormai nel rally non è facile che trovi tutti questi equipaggi. Ora, quest'anno sono contento per mio padre, va bene così. Bentrovati, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì. Come possiamo notare dall'immagine, una vasta circolazione di bassa pressione posizionata sulle isole britanniche invierà impulsi perturbati su tutta l'Europa centro-occidentale, interessando questa volta anche alcune zone del nord.
Al centro-sud invece sempre dominio dell'alta pressione africana. Nel dettaglio la nuvolosità anche compatta al nord, nubi alte sulle regioni centrali, più sole al sud. In sintesi questa mappa della nostra penisola che ci evidenzia la giornata a tratti nuvolosa al nord con deboli piogge nord-ovest e poi Alpi di nord-est. Qualche pioggia anche sull'Appennino tosco-emiliano. Altrove invece stabilità, clima asciutto e soprattutto molto mite. Tocchiamo ancora i 25 gradi. Tutti i dettagli, gli approfondimenti scaricando l'app di Trabimeteo. Servizi di pubblica utilità. Farmacie di turno, Caltanissetta, Servizio diurno, Croce Verde, Viale della Regione. Servizio notturno, San Pio X, Via Napoleone Colaianni.